Per quanto ti posso dire che agosto è stato un po' più fresco di luglio? Perché vogliamo parlare di giugno, hanno fatto 40 gradi a Londra. Comunque non ci si capisce più niente. Non esistono più le mezze stagioni. Ah, ma tanto io parlo per sentito dire, perché io lo sapete, dall'Italia me ne scappo d'estate. Via! Oddio, mo comincia con la menata dello zaino e spalle e le avventure in mezzo al disagio. Siamo andati con avventure e viaggi nel globo in questo tour pazzesco in Thailandia, Bangkok, Chiang Mai, tutte le isole. Da brividi, ci ha lasciato il cuore. È un viaggio particolare. C'ho almeno 16 amici che sono andati là. E finisci per forza di cosa a dover fare amicizia con gli autoctoni del posto. Io ho imparato tantissime cose nella lingua locale. Ma quando mai? Te conosco, sarei stato sempre in mezzo a un gruppo di caciaroni baresi. Ma dai, ma tipo che frase hai imparato? Aspetta, c'era questa che non mi ricordo bene la pronuncia, però faceva se non ce n'ha maci, sciamanen. Se non ce n'ha maci, non ce ne sciamacen. Ma veramente? Sì, è assurda. Poi la cosa bella è che è tutto organizzato, non devi pensare a niente. E vedi un po', gli lasci 8K se te va bene. E poi sono capitato con un gruppo di persone splendide. C'erano 3 canadesi, 2 francesi, una famiglia di gallesi e 2 di Londra. Splendidi. Ma de che? 3 baresi, 2 de Ceccano, una famiglia de Monza e una coppia de Centocelle. Non litigavo così dall'ultima riunione de condominio. Tecla, che ha fatto? Io ho fatto un'experience. Ma dai, ma che hai fatto? Sono stato a Roma, che ho fatto? Claudio, ma stai piangendo? No, che mi emoziona sempre pensare alla vacanza che ho fatto, è stata talmente bella. Madonna, addirittura, dove sei stato? Un posto economicissimo proprio. Dove? Vicino, vicinissimo. Non mi sono mosso da casa. Anche perché l'Italia c'ha delle chicche pazzesche, eh. Io lo dico sempre. Anche perché chi ce l'ha i soldi per piano aereo. Posso dire, cioè, faceva caldo perché faceva caldo, però zero turismo, zero traffico, parcheggio ovunque, poi mi ero preso una casa comunque con l'aria condizionata, Netflix. Il cesso mio, il divano, il terrazzo condominiale. Vabbè, ma che facevi? Per esempio ho fatto un mystery tour. Bello, cioè? Piavo il 412 per Torpignattara e solo Dio sa dove mi portava. Claudio, ma stai piangendo di nuovo? Tu che hai fatto? Io, ragazzi, Ibiza. Ma chi tu va a fare? Mia, stai fuori. No, non potete dire di aver fatto serata se non siete stati in Ibiza. Immagino, vecchia spugna, eh? No, ma che? No, ma soltanto un pochito di sangria. No, no, e basta, veramente. Non, cioè, ci si diverte senza sballarsi, è euforia pura. Mi sono ubriacata come un mio, ho sfogato tutti i miei 30 anni di frustrazioni lavorative, familiari e sentimentali. Poi, correggimi se sbaglio, parlano tutti dell'Ibiza festaiola, ma c'è un lato naturalistico dell'isola che è pazzesco. Ma scherzi, ho fatto dei trekking da favola. Ma chi ci crede? Te sarai svegliata tutti i giorni alle 7 di sera. Mi immagino le scopate. Pure io me le sono immaginate. Dai, raccontaci. Ho conosciuto sto ragazzo, un olandese, e niente ragazzi, che volete che vi dica? Ci siamo guardati, boh, scintilla. Brava, mi sentite ancora? Scherzi, tantissimo, presissimo, eh? Un altro caso umano, mi chiede solo le foto dei piedi. Te frega fatto? No, io quest'anno sono stato dai miei a Torvaianica. Beh, si fanno sempre più anziani, insomma, gli ho dato una mano, gli ho dato un po' di assistenza. Certo, iniziano a aver bisogno, però è tanto bello. Ma quando mai? Stanno meglio di me. Me volevano cacciare dopo 2 giorni, ma non c'avevo manco i soldi per prendere la corriera. Immagino la fatica, fra. Tieni duro, stai a fare il lavorone, Sì, alzavi a mezzogiorno, trovavi 3 etti di pasta col pomodoro fatto da mamma, te guardavi la Roma su Sky con l'abbonamento di papà, e poi ombrellone allo stabilimento, e tutto ciò senza tirare fuori un euro. Che te stai a fare la foto dei piedi? Fatta affari tua, eh? Ma riga, ma scusate, ma perché star tra non venite tutti dai miei? Meno mi date pure una mano, c'è sta situazione, eh? All in. Così gli subaffitto la stanza de nonna e ci guadagno pure. Ma fa che? A pulire le puntarelle con la nonna. Io la fila per la doccia dopo il mare non la faccio. La doccia? Te sei mai lavato? Sì. Ma che mai sentito? Oh, allora, regà? Non è il caso. Ragazzi, Alessia mi ha lasciato di nuovo. Non è che l'anno prossimo facciamo una vacanzona tutti insieme, così almeno non sto solo? Piuttosto che passare un'estate tutti insieme, i nostri eroi si inventarono le vacanze più improbabili.
l'estate seguente, Fabrizio andò a trovare i suoi amici di viaggio e spese altri 8K per un tour chiamato Le Meraviglie di Bari Vecchia. Claudio, ormai inseparabile dall'amata capitale, affittò una villa da narcotrafficante alla Giustiniana, a pochi passi dal raccordo. Ludovica non ha più tempo per le vacanze. Ha aperto una fortunatissima pagina OnlyFans incentrata sui suoi piedi. Guadagna 30.000 euro al mese. Francesco è riuscito a monetizzare casa dei suoi a Torvaianica subaffittando la stanza della nonna a Giacomo, finalmente felice di passare una vacanza in amicizia.